Carri armati e artiglieria pesante non solo da Europa e Stati Uniti, la promessa di nuovi aiuti militari a Kiev. Oggi a Ramstein si definisce il coordinamento. Francia e sindacati invadono le piazze in tutto il paese contro la riforma delle pensioni, si scontrano contro la fermezza del governo e indicano un altro sciopero per il 31 gennaio. Qatar Gate, resta in carcere per un altro mese l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Kaili. Gli avvocati, è provata, chiede della figlia e si dichiara innocente. Carri armati, artiglieria pesante, mezzi per la difesa aerea e non solo. Da Europa e Stati Uniti, la promessa di potenziare gli aiuti militari all'Ucraina. Anticipato dall'annuncio di Regno Unito, Paesi Bassi, Estonia e degli altri 7 paesi del cosiddetto patto di Tallinn, l'impegno è sul tavolo dei ministri della difesa delle principali cancellerie occidentali, oggi impegnati nella base militare americana di Ramstein, in Germania, a discutere delle nuove forme di coordinamento. Da Berlino, intanto, anche l'apertura alla fornitura di carri armati pesanti di fabbricazione tedesca Leopard. Un via libera che ne sbloccherebbe l'invio anche da parte di Polonia e Finlandia e andrebbe incontro alle aspettative del presidente ucraino Zelensky. Da Ramstein ha detto: ci attendiamo decisioni forti. Nella stretta di mano del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, poi, la rassicurazione sul fronte dei rischi nucleari. Stiamo facendo di tutto, il suo messaggio a Kiev, per ridurli a zero. Minacciosi, invece, i toni adottati da Mosca. La perdita di una potenza nucleare in una guerra convenzionale, il messaggio affidato a Telegram dall'ex presidente Medvedev, può scatenare un conflitto nucleare. Messaggio all'Occidente che il Cremlino accompagna da legami sempre più stretti con la Bielorussia di Lukashenko. Dobbiamo prevenire il rischio di aggressioni di Occidente ed Ucraina, ha detto il ministro degli esteri Lavrov. Fino al tardo pomeriggio le strade della Francia hanno risuonato delle proteste contro la discussa riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Tra 1 milione e 2 milioni e mezzo di persone, a seconda delle fonti, hanno manifestato in tutta la Francia contro un provvedimento che posticipa l'età minima pensionabile da 62 a 64 anni. Soddisfatti della protesta, i sindacati. La mobilitazione di oggi riflette la massiccia opposizione. Penso che quasi l'80% della gente sia contraria, soprattutto i più giovani. La mobilitazione di oggi riflette l'opposizione dei cittadini di questo paese a questa riforma. Dobbiamo effettivamente rimettere le cose sul tavolo e questo significa una diversa distribuzione della ricchezza. Ci sono modi per finanziare i servizi pubblici e la protezione sociale, solo che Macron non ne vuole discutere e questo è il problema. Gli echi della più grande protesta sindacale del secondo mandato di Macron hanno raggiunto Barcellona, dove il presidente si è recato per partecipare ad un vertice franco-spagnolo con Pedro Sanchez. È stata una riforma che è stata presentata in modo democratico, convalidata, ed è una riforma equa e responsabile. Macron difende la sua riforma, prevista nel programma con cui è stato eletto presidente nel 2017 e rieletto nel 2022. I sindacati ribattono che la riforma è ingiusta e che ci sono altri modi per finanziare le pensioni. Dopo la dimostrazione di forza di giovedì, in cui si sono registrati alcuni episodi di violenza, i sindacati hanno indetto una nuova giornata di sciopero per il prossimo 31 gennaio. L'arresto di Matteo Messina Denaro, alleato del clan dei Corleonesi, segna la fine dell'ala più feroce e sanguinaria della mafia. Pietro Grasso, ex magistrato ed ex procuratore nazionale antimafia, racconta quella che si può definire la fine di un'epoca. Sì, effettivamente è l'ultimo stragista che viene arrestato e mancava soltanto uno ed era Matteo Messina Denaro. L'arresto di Messina Denaro è stato immediatamente seguito dalle perquisizioni delle sue abitazioni, un fatto non scontato quando nel 1993 fu arrestato il boss dei boss, Totò Riina. Inspiegabilmente nessuno andò a verificare cosa ci fosse nella sua casa. Quello della mancata perquisizione del covo di Riina non l'ho mai spiegato e anche la spiegazione che ne danno le sentenze, cioè che si è trattato di un disguido, non soddisfa certamente. Se fossi stato io alla procura di Palermo avrei richiesto giornalmente una relazione su quello che veniva osservato. La mia esperienza mi dice che il mafioso non tiene mai vicino casa dove sta delle cose compromettenti, ma le tiene in posti assolutamente diversi, magari lontani. I mafiosi, d'altra parte, hanno portato anche lavoro e ricchezza sul territorio e per questo non erano osteggiati, almeno da una parte della popolazione. Era considerato un benefattore. Qualcuno
sperava di poterlo incontrare, di potergli stare vicino, perché la mafia, veda, usa alle volte l'intimidazione, la paura, ma poi usa anche il coinvolgimento. Un'ultima domanda rimane dopo l'arresto. Chi prenderà il posto di Matteo Messina Denaro al vertice della mafia? Sarà sostituito, dopo il normale scombussolamento, sarà sostituito da un reggente che reggerà l'organizzazione a Trapani e poi si ricostituiranno naturalmente le file. Purtroppo ancora dobbiamo fare i conti con Cosa Nostra. Eva Kaili, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, accusata di corruzione nello scandalo Qatargate, resterà in carcere in custodia cautelare almeno per un altro mese. Il giudice ha annunciato la decisione dopo una nuova udienza alla Corte di Giustizia, una decisione che è contestata dagli avvocati di Kaili. La Procura federale ritiene che esistano tutti i rischi che consentono il proseguimento della detenzione. Il rischio di fuga, il rischio di collusione con terzi, il rischio di distruzione delle prove. Riteniamo noi che tali rischi invece non esistano. Durante l'udienza Kaili sembrava esausta. È entrata nella stanza con le manette che le sono state tolte solo durante il processo. Dopo aver parlato per 10 minuti, non ha potuto evitare di piangere parlando della figlia di 23 mesi che ora è con il padre di Kaili. Ha chiesto di poterla portare con sé dentro o fuori dal carcere. Ha ribadito di essere innocente e di non aver nulla a che fare con lo scandalo. Il suo avvocato greco ha anche detto che la settimana scorsa Kaili è stata sottoposta a torture quando è stata detenuta per 16 ore dalla polizia federale. Quello che la signora Kaili ha vissuto nella cella della stazione di polizia federale di Bruxelles sembra arrivare dritto dal Medioevo. Non poteva nemmeno dormire, era proibito, era al freddo, le hanno preso il cappotto. È stata lasciata in una stanza fredda e le è stata rifiutata una seconda coperta. Non le è stato permesso neanche di lavarsi. Queste sono tutte torture. Questo è ciò che dice la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e questo è ciò che la signora Kaili mi ha chiesto di raccontare, molto preoccupata perché nessuno faccia la stessa fine. I suoi avvocati sostengono inoltre che Kaili stia pagando il prezzo più alto rispetto ad altri sospettati, che potrebbero uscire e preparare la loro difesa. Il riferimento è a Pierantonio Panzeri, che ha fatto un accordo con le autorità belghe e che martedì inizierà le udienze segrete per svelare elementi sostanziali del caso e si prevede che rivelerà altri nomi di persone coinvolte. Allo stesso tempo è in corso la richiesta di revoca dell'immunità per altri due membri del Parlamento europeo, Marc Tarabella e Andrea Cozzolino. Le autorità belghe sono state rassicurate dal Parlamento europeo che questo avverrà entro il mese prossimo. A Gerusalemme, stretta di mano tra Benjamin Netanyahu e Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti è il primo alto funzionario statunitense a visitare Israele da quando Netanyahu è tornato al governo in coalizione con l'estrema destra. Sulla Palestina gli alleati del premier israeliano si oppongono alla soluzione dei due stati proposta da Washington. Porto i saluti del presidente Biden e come sapete il suo impegno nei confronti dello Stato israeliano è profondo e l'impegno dell'America per Israele è ferreo ed è un impegno radicato nella storia, interessi e valori condivisi. La visita di Sullivan si svolge sullo sfondo degli scontri tra esercito israeliano e palestinesi con funerali quasi quotidiani delle vittime di questi disordini. Giovedì due palestinesi uccisi in un raid dell'esercito sono stati sepolti nel campo profughi di Jenin. Il conflitto sembra più radicato che mai, qualcosa che il cittadino arabo israeliano Mai Yunis conosce in prima persona. È tornato nella sua città natale Wadi Ara nel distretto di Haifa dopo aver trascorso 40 anni in carcere per aver ucciso un soldato israeliano. L'attore americano Alec Baldwin è stato incriminato per omicidio colposo di quarto grado in seguito alla morte sul set di Aline Hutchins, la direttrice della fotografia del film Rust. Accade il 21 ottobre 2021 nella contea di Santa Fe nel New Mexico. Secondo la ricostruzione, durante le riprese del film, Baldwin sparò con una pistola che avrebbe dovuto essere caricata a salve, ma i proiettili invece erano veri. Una pallottola colpì il regista Joel Souza per poi rimbalzare uccidendo Aline Hutchins. Baldwin ha sempre negato di aver premuto il grilletto, ora rischia una condanna a 18 mesi di reclusione.